Una puntata di Polifemo tipicamente natalizia, non potrebbe essere diversamente, visto che è giusto per un momento dimenticare i tantissimi problemi che affliggono l'area ionica, la Puglia, il nostro paese, ma facciamoci accarezzare e prendere dall'atmosfera del Natale. Per questo stiamo appunto cercando di scoprire le tradizioni della provincia ionica proprio relativamente agli eventi natalizi. Siamo qui a Talzano, presso la parrocchia Nostra Signora di Fatima, per un evento, per una manifestazione, io direi una serie di manifestazioni davvero significative, il presepe dell'attesa. Come si vive l'arrivo, l'avvento del Natale? E qui la parrocchia ha organizzato, dicevo, una serie proprio di eventi con la collaborazione della Proloco di Leporano. Ecco allora che abbiamo una manifestazione, una rappresentazione che si chiama appunto, che vuole smitizzare, vuole abbattere il concetto del Natale come consumismo. Una manifestazione chiamata Natale in Paradiso. E poi una serie di grotte, oserei dire di stand, passatemi questa espressione, in cui si vede come si vive il Natale nei vari continenti. E quindi il Natale in Congo, il Natale in Scozia, il Natale in Alaska, il Natale nelle Filippine, insomma una varietà di luoghi del pianeta Terra, per vivere il Natale con un messaggio significativo, profondo: l'uguaglianza dei popoli, l'uguaglianza dei popoli, l'unione dei popoli dinanzi alla nascita di Gesù Bambino, o meglio, aspettando la nascita di Gesù Bambino. Partiamo con le tradizioni che la parrocchia di Nostra Signora di Fatima ci offre. Don Pasquale La Porta, parroco di Nostra Signora di Fatima, una rappresentazione dell'attesa per il Natale, il presepe dell'attesa, il titolo, che ha un significato originale, ha una valenza che esorbita dalla singola tradizionale rappresentazione e natalizia della Natività, e un'iniziativa che vuol rivolgere un messaggio all'umanità. Sì. Bene, questi sono diversi anni che noi facciamo il presepe dell'attesa, lo facciamo prima che incomincino comunque i presepi con la P maiuscola. Noi vogliamo fare soltanto qualcosa per i nostri parrocchiani, per la nostra borgata di Talzano, come testimonianza di quello che è l'evento meraviglioso del Natale, e quindi lo viviamo prima, naturalmente non dimenticandoci che il protagonista del Natale è Gesù, questa è la cosa più importante. E se gli altri anni facevamo in una maniera tradizionale, quest'anno abbiamo pensato comunque di farlo in una maniera nuova, vera comunque, un presepe dell'attesa, immedesimandoci in quelli che sono i continenti. Quindi ci siamo messi a tavolino e abbiamo studiato quelli che potevano essere le nazioni che volevamo comunque, no? O i continenti che volevamo toccare quest'anno, e studiare un po' quelle che era le loro tradizioni, sempre nell'ambito del Natale, come lo vivevano, che cosa facevano, come naturalmente sentono quella che è l'aria natalizia, e penso che naturalmente visitando il nostro presepe si può naturalmente cogliere la bellezza di quello che comunque... Attraverso proprio le tradizioni, la cultura, anche le specialità enogastronomiche. Sì, tutto, non abbiamo messo da parte niente, quella che è la tradizione, i canti, i balli, il messaggio, e anche quella che comunque è la tradizione che sappiamo essere importante. Il messaggio principale, l'uguaglianza in un'epoca di profonde e laceranti discriminazioni, di odi razziali che stanno davvero distruggendo il pianeta Terra. Sì, questa è la cosa più importante, è dire che comunque Gesù Cristo ci unisce, e quindi quando l'uomo scopre Gesù Cristo non può altro che scoprire la comunione con l'umanità intera, qualunque colore, qualunque nazione, qualunque credo, etnia proprio. Comunque Gesù Cristo unisce tutti i popoli.
Antonella Falcioni, presidente della Proloco di Leporano. La Proloco di Leporano ha organizzato questa bellissima rappresentazione Natale in Paradiso, che ha un significato profondo, quello che il Natale non è consumismo, sono ben altri. E c'erano questi cartelloni, questi slogan con dei nomi anche mascherati delle varie aziende, delle varie marche, a far comprendere appunto che il consumismo non è certamente l'essenza del Natale. Il Natale è altro, il Natale è spiritualità, è amore, è senso di unione nell'umanità e con l'umanità. Certo, noi della Proloco di Leporano abbiamo voluto offrire al pubblico quella che è la giusta collocazione del Natale. Il Natale è che è comunque punto d'incontro tra la gente, è momento di unione e non propaganda, pubblicità o corsa al regalo come solitamente purtroppo si sta vivendo ormai da tempo. Per cui è una performance di provocazione, per cui siamo felici di aver voluto trasmettere. Poi il messaggio è arrivato, è partito ed è arrivato. Volevo dire che questa performance è realizzata nell'ambito della scuola di teatro Mudi, che noi presentiamo, organizziamo nel Castello Muscettola di Leporano con il patrocinio dell'amministrazione del comune di Leporano. E il nostro regista è Antonio Minelli, è colui che mette in scena in realtà queste performance per offrire dei messaggi poi di valore critico, spirituale e sociale soprattutto. L'attesa per la nascita di Gesù Bambino, donde l'espressione il presepe dell'attesa, attraverso i vari continenti, attraverso le nazioni dei vari continenti. E qui siamo, per così dire, nello stand del Messico, dove si stanno anche degustando alcune specialità culinarie. Parliamo di questa iniziativa con tanto di sombrero. Allora, abbiamo preso questa iniziativa per far notare quanto il cattolicesimo sia non solo italiano ma di tutto il mondo. In particolar modo il Messico è una località molto cattolica, hanno usanze diverse dalle nostre ma lo scopo alla fine è il medesimo. Tant'è vero che noi abbiamo la novena e loro hanno le posadas, che è sempre svolto nei 9 giorni prima del Natale, però in modo un pochino diverso. Fanno delle diverse processioni attendendo l'arrivo di Gesù. Avete studiato evidentemente la cultura e le tradizioni messicane. Sì. E fanno queste piccole processioni cantando fra le persone che sono all'interno delle abitazioni e quelle che sono all'esterno, arrivando fino al 24 dicembre quando nasce Gesù Bambino. Questa splendida iniziativa del presepe dell'attesa a Talzano ha avuto la capacità di calamitare l'attenzione di vari comuni della provincia ionica e qui in rappresentanza del comune di Leporano abbiamo l'assessore Yolanda Lotta, assessore appunto alla comunicazione istituzionale e agli spettacoli, e l'assessore Adolfo Pagano, assessore alle finanze. Una rappresentazione intanto da parte della Proloco di Leporano. Sì, noi ci troviamo qui perché siamo stati invitati, io e l'assessore, ci troviamo, voglio dire, di passaggio a guardare, a degustare questi prodotti che oggi offre la Chiesa Madonna di Fatima. Rappresentano i 5 continenti, noi siamo presenti come Leporano con l'associazione Proloco, perché si è costituita una rappresentazione teatrale dove il titolo è Natale in Paradiso, dove il tema attuale che si è portato avanti è il tema del consumismo. Che dire, noi siamo qui per il Natale dell'attesa e auguro a tutti veramente un Natale sereno, di pace e d'amore. Assessore Adolfo Pagano, significativa questa rappresentazione appunto Natale in Paradiso, perché molte volte il Natale purtroppo ha perso la sua valenza religiosa e diventa un fatto solo esteriore, consumistico. Così non è e così soprattutto non deve essere.
Non deve essere così, ma noi notiamo negli ultimi anni effettivamente che questi valori proprio di famiglia del Natale sono stati un po' persi, quindi benvengono queste manifestazioni, compresa quella di stasera. Io sono felicissimo di essere qua insieme all'assessore Lotta a rappresentare il comune di Leporano e ho assistito a una performance veramente straordinaria della nostra Prologo qui in chiesa, ma poi quello che mi sorprende è questa manifestazione dei presepi con queste nazioni, mi pare che sono 5 di queste nazioni che partecipano, veramente belle. Io ne approfitto della sua presenza per fare gli auguri a tutti i cittadini di Talzano, Leporano, ma direi a tutta la provincia ionica, perché in questo periodo ne abbiamo veramente di bisogno. Grazie. E ora ci spostiamo in Scozia, anche in Scozia si aspetta il Natale con le prelibatezze, con i prodotti e le bevande del posto. Sì, infatti noi abbiamo deciso di rappresentare la Scozia, abbiamo fatto alcuni piatti tipici dolci natalizi della Scozia, ad esempio abbiamo fatto la torta, cioccolata e noci, i biscotti pan di zenzero al burro e anche alcune bevande come le tisane, frutti rossi, il vin brûlé e anche il tè zenzero e limone. Avete studiato parecchio per imparare, no? Proprio le tradizioni scozzesi. Sì, ci siamo incontrate più volte con il gruppo e abbiamo deciso quali dolci fossero, diciamo, migliori da fare rispetto ad altri. E qui abbiamo uno scozzese, non dico doc, però guardatelo, proprio i caratteri tipicamente scozzesi. Allora io vorrei dire solo una cosa, abbiamo scelto la Scozia perché nelle ultime riviste giornalistiche è stata scelta come il paese più bello del mondo per i posti, i luoghi che ha, la sua cultura, e per questo abbiamo scelto la Scozia, per dare anche un certo indirizzo e un messaggio a tutti coloro che ci vengono a visitare che non è tanto importante il fatto di vestirsi, ma è il fatto di stare tutti insieme. Quindi come si sta, il mondo è unico, e non esistono distinzioni di razza e di nulla, perché questo è il messaggio importante che bisogna dare a tutti e che noi vorremmo dare già dal nostro piccolo ai nostri cittadini terzanesi. Siamo con il consigliere regionale, il dottor Peppe Turco. E allora questo presepe, il presepe dell'attesa, che ha anche una valenza, come dire, internazionale, un messaggio che viene lanciato al mondo, perché al di là di questo presepe qui presente in chiesa, all'esterno ci sono 6 postazioni rappresentanti le genti dei vari continenti, a significare, a dimostrare che l'uomo, l'umanità è un unicum, non conosce divisioni e non conosce pregiudizi. Sì, hai detto bene, non conosce divisioni e pregiudizi, e questo è il messaggio del nostro Natale, della Natività, eliminare qualsiasi forma di egoismo e diventare altruisti e donarsi agli altri. E donarsi agli altri significa a livello globale, ecco perché tutti i continenti partecipano alla festa della Natività e qui abbiamo l'espressione di una parte di presepe monumentale che caratterizza la nostra Italia, con il più grande presepe monumentale in Sicilia fatto da grandi artisti. Ecco, è una realtà bellissima quello che ho trovato a Talzano, con un messaggio unico nel suo genere ma che incarna il messaggio della Natività. Ecco, speriamo che il consumismo si faccia da parte e nel cuore del mondo, delle genti, si possa far nascere questo bambinello. Una valenza soprattutto educativa per i più piccoli, un insegnamento, un monito all'uguaglianza universale. È proprio questo il messaggio che incarna il Natale. Noi vediamo tutti questi bambini che stanno partecipando, questi personaggi che incarneranno i personaggi poi del racconto evangelico, e i bambini sono la nostra Natività, il nostro futuro. Se riusciamo a educarli in questo senso avremo un mondo migliore, altrimenti non ci sarà storia per il nostro territorio, ma per l'intero specialmente universo. Ora in un periodo in cui purtroppo i venti di guerra soffiano forti. Ecco, e dipende da ognuno di noi. Se ognuno di noi
e volesse potrebbe dare tantissimo, sia contro la guerra, contro la violenza, contro la fame nel mondo. Educhiamo i nostri figli a capire questi concetti fondamentali e una volta che lo avremo fatto nascere nel nostro cuore il bambinello. E siamo nelle Filippine, il mondo è vasto e qui a Talsano ci si sposta da un continente all'altro. Siamo passati, infatti, abbiamo visto il Messico, poi siamo andati in Europa e dall'Europa nelle Filippine, quindi in Asia. Suor Jenny, e allora come si vive il Natale in un altro continente? Allora, proprio molto diverso, perché nelle Filippine già dal 1° settembre stiamo già celebrando e stiamo già festeggiando e stiamo già sentendo il calore di Natale dal 1° settembre fino al 30 gennaio. Quindi venendo qui in Italia ho fatto il paragone, no, della mia nazione vivendo qui in Italia, però c'è sempre questa uguaglianza, perché il motivo del Natale è sempre Gesù Bambino. Quindi vivendo qui in Italia non ho proprio sentito questa mancanza, perché abbiamo l'uguaglianza solo qui nelle Filippine. Siccome noi la maggioranza siamo cattolico, quindi abbiamo questo come si dice, il calore proprio di Natale, perché siamo tutti cattolico. Stiamo vedendo lei e altre sorelle che stanno cucinando delle prelibatezze proprio del posto, delle Filippine. Di cosa si tratta? Allora, questi sono gli involtini di primavera, che vengono, queste sono di pasta di riso, perché nelle Filippine usiamo sempre la pasta di riso. Il riso è il primo cibo che esiste nelle Filippine, quindi questi involtini sono fatti di pasta di riso che si deve tritare tutte le carote e poi la verza e poi si avvolge e poi si frigge, si friggono. Non ci resta che gustarli. Ed ora, cercando di vivere il Natale attraverso manifestazioni, eventi e tradizioni, ce ne andiamo in pubblicità. Siamo ora con il sindaco di Torricella. Allora, sindaco, ci troviamo davanti allo stand, chiamiamolo così, del Messico. Ci spostiamo ovviamente nel nord e nel centro America. La globalizzazione è anche qui. Buonasera a tutti. Beh, sì, una bella iniziativa con un tema che si allarga su cinque nazioni. Hanno avuto questa bella idea di questa comunità importante di Talsano. Sono degli amici che ci hanno invitato e hanno fatto davvero un piacere enorme, anche perché noi dobbiamo anche andare in giro a guardare i paesi vicini, quello che fanno, e hanno avuto una bellissima idea, questa è una grande cosa e spero da poterla portare anche in giro un po' nei vari paesi, insomma, anche perché le comunità si stringono insieme anche a ragionare su tanti temi che sono ben diversi in questi momenti anche abbastanza difficili che viviamo nel mondo, insomma, e un po' tutti ci dobbiamo stringere con le nostre idee a cercare di coinvolgere un po' tutti. Questa è la comunità. E ora ci spostiamo in Africa, precisamente nel Congo. Come si vive l'attesa del Natale? E in Congo c'è sempre molta allegria, anche se loro praticamente sono nella povertà. Infatti mangiano frutta, riso, verdure, però loro si divertono, cantano, ballano e c'è sempre tanta allegria. E qui invece cosa c'è qui dentro? Qui abbiamo un misto di banana, ananas, cocco, prego, kiwi e arance. Lei invece, signora, cosa sta preparando? Qui c'è un couscous dolce alla frutta e del fecas, che sono dei crostini dolci sempre, crostini di pane dolci, con semi di sesamo e basta, e zucchero. Anche tanti bambini che si dilettano, questo è il bongo? Vi state divertendo? Sì! Sì! Allora, dicevi, il tuo amico è già stato intervistato, ora a te. No,
mi vergogno. No, io non mi vergogno. Delle domande me le devi fare. Certo, non siete del Congo, però state assistendo. Ah, sei del Congo. Vabbè, degli scozzesi che però apprezzano il Congo e vi state divertendo perché i popoli sono tutti uniti e tutti uguali, è vero? Sì, a me mi piace. Sì, a me mi piace il Congo. Ma io dovevo essere stato. Beh, mi piace molto perché ieri non me ne volevo proprio andare di qua. Fatto le ore piccole? Sì. Però non ti ubriacare perché ci sono parecchi vini e roba varia. Birre. Come? Parecchie birre. Tu le hai provate? No. Bravo, bravo. E ora l'Australia, una nazione importantissima di un altro continente che è appunto l'Oceania. Cosa ci state preparando ed offrendo? Allora, noi qui stiamo presentando, un po' come tutte quante le altre capanne, tutte quelle che sono le tradizioni natalizie del luogo, mettendo in evidenza proprio gli aspetti culturali anche, e valorizzando anche quelli che sono i piatti tipici. Allora, noi qui presentiamo dei lamingtons, che sono dei dolcetti preparati con pan di Spagna, marmellata, ricoperti di cacao e di cocco. Li ho assaggiati, devo dire, sono leggeri. Ok, sono buoni? Sì, ottimi. Perfetto. Soprattutto quel tocco di cocco insaporisce molto. D'accordo. Poi stiamo anche presentando il fairy bread, che sono sarebbe il pane delle fate. Il pane delle fate, che i bambini infatti stanno preparando. Sì. Che sono delle tartine. Sono delle tartine, infatti sono tramezzini pan carré farciti con burro e poi codette colorate. E infatti questo è anche un motivo per intrattenere i bambini attraverso questa sorta anche di laboratorio, che poi ovviamente viene fruttificato, nel senso che viene poi divulgato e proposto ai visitatori. Siamo in Alaska, lo vedete? L'igloo. E vedete anche come sono combinati, la pelliccia. Immaginate un po'. Beh, e allora, queste specialità dell'Alaska sono davvero gustose. Sì, siamo qui questa sera, lo siamo stati anche ieri sera, come potete vedere siamo tutti belli imbabuccati, tutti belli conciati per le feste, perché quest'anno l'obiettivo del nostro presepe è quello di raffigurare il Natale in ogni parte del mondo, nella maggior parte, per far capire alla gente che il messaggio che si vuole trasmettere attraverso questo piccolo presepe è che il Natale non è soltanto nostro, ma il Natale lo vive ciascuna persona, lo si vive in tutto il mondo. Ovviamente ogni paese ha la propria tradizione, i propri modi di fare. Noi per esempio facciamo il cenù nell'Alaska, no? Ci si diverte stando insieme con dei dolci tipici, quali cookies che noi stiamo distribuendo questa sera. E diciamo che è un'iniziativa, è un piccolo presepe attraverso la quale la parrocchia Nostra Signora di Fatima ci fa sentire, almeno personalmente, sempre più famiglia, gruppo famiglia, perché al di là di questo, no, al di là della nostra esperienza, no, singola, come Accerrini, come non importa da dove veniamo, quello che abbiamo fatto, ma l'importante è che quando si sta insieme si sta bene, questo è importante perché ci rende una famiglia, una vera e propria famiglia, e questo ci dà la possibilità di esprimerci così come siamo, senza indossare maschere, come purtroppo la società di oggi ci impone di fare. Siamo ora in casa di Babbo Natale e altri giovani piccoli aspiranti Babbo Natale. Beh, Babbo Natale è il simbolo del Natale e ovviamente attira l'attenzione, l'affetto, l'ansia dei più piccoli di ricevere i doni, i regali. Sì, i bambini devono, sicuramente avranno i doni. Devi alzare un po' la voce. Ho la voce. Rauca. Sì. Va bene, i bambini devono avere i propri doni. Sì, come no. E qui abbiamo dei giovani, tu quanti anni hai? 13. Bene, dei piccoli Babbo Natale, li vediamo con tanto di cappello, anche voi aspettate qualche dono, qualche regalo, qualche desiderio che agognate tanto, no? Sì, naturalmente, ma man mano nella crescita iniziamo, diciamo, a perdere un po' i doni, cioè non vogliamo proprio i doni, per esempio voglio la PlayStation, ma dei doni che ci possono veramente servire per la nostra vita. Essere utili. Sì. E voi invece? La stessa cosa, cioè non è che... I tempi delle Barbie sono lontane. Sì. Vogliamo che lui
li usavo. E all'interno della parrocchia Nostra Signora di Fatima un banchetto con dei prodotti artigianali, delle miniature ovviamente inerenti al Natale, le culle di Gesù Bambino, i Gesù Bambino, delle grotte davvero carine, insomma pochi euro, una cifra simbolica per sostenere iniziative benefiche, ma un bel modo di vivere il Natale, un ricordino che reca impresso il significato del Natale. Certamente, noi con questo semplice banchetto vogliamo renderci presenti alle persone che vengono a visitare il nostro presepe e qualora non avessero pensato a un bambinello da porre nella loro culletta, nel loro presepe di casa, noi glielo offriamo, o dei piccoli pensierini da poter regalare sempre inerenti al Natale e piccole natività, angioletti, che è sempre bello avere in casa, no? Giuseppe Semeraro, segretario dell'associazione Città del Crocifisso, ma nativo di Talsano, una vita legata a Talsano, alle sue tradizioni. Parliamo dell'evento di questa sera che lei ha vissuto con partecipazione, perché poi Talsano è la sua terra. Questo presepe dell'attesa è un evento importante per la nostra comunità, per la comunità del santuario, ma direi anche per tutta la comunità di Talsano. Don Pasquale La Porta l'ha voluto ripresentare e quest'anno dare un tema, quello dei cinque continenti. Abbiamo visto i cinque continenti che sono stati rappresentati dai veri protagonisti, che sono i membri attivi di questa comunità, un viaggio tra sapori, musiche e colori per prepararci bene a Natale. Ecco, Semeraro, è davvero bello vivere questi eventi che vedono insieme il mondo dell'associazionismo, il mondo delle istituzioni e vedere la partecipazione popolare, i cittadini riscoprono certi valori. Sì, questa sera abbiamo avuto anche il piacere di avere la visita di alcuni sindaci, amici con cui ho l'onore di collaborare, abbiamo visto il sindaco di Torricella, il consigliere regionale Giuseppe Turco, il sindaco di Montegliasi, gli assessori del comune di Leporano, Lotta e Pagano, tra l'altro sono partner del progetto Natale in Paradiso offerto dalla Proloco di Leporano. Ecco, questo interscambio culturale rafforza non solo l'amicizia tra i territori, ma una collaborazione di promozione culturale che fa sì che i nostri territori abbiano uno sviluppo concreto di promozione, ma anche di realizzazione di quei valori che Natale rappresenta. L'associazione Città del Crocifisso è una fucina di iniziative, cosa bolle in pentola, annunciamo gli eventi più vicini, più imminenti e poi anche così qualche anticipazione per altre manifestazioni. E l'associazione Città del Crocifisso è una realtà importante del panorama nazionale, racchiude 24 comuni che rappresentano 5 regioni dell'Italia del Sud, la Puglia la fa da padrone con 8 comuni, ma poi abbiamo la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e Galtellì in Sardegna. Ormai è un percorso di devozione e di promozione, promuoviamo le nostre comunità intorno al patrocinio del Crocifisso, ma valorizziamo tutto ciò che le comunità rappresentano, i prodotti. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Le vie delle eccellenze, le peculiarità storico-ambientalistiche e culturali, abbiamo fatto dei convegni nazionali, siamo stati ricevuti più volte le varie delegazioni sia da Papa Benedetto XVI che da Papa Francesco e in procinto immediato abbiamo giorno 30 dicembre l'Aino Borgo, qui tra un paesino tra la Basilicata e la Calabria, dove vivremo la nostra assemblea annuale per programmare gli eventi del 2018, l'occasione anche per scambiarci gli auguri e per presentare quest'ultimo comune che ha aderito proprio qualche mese fa, che sottoscriverà il protocollo di adesione, anche un altro comune che entra in questa associazione, in questo percorso grande che intorno al Crocifisso rappresenta i valori europei universali a cui tutti ci ispiriamo. Dunque una puntata di Polifemo tipicamente natalizia. Stiamo cercando di dare un valore, un significato a questo Natale, un significato non solo religioso, ma io dico al di là anche per chi non è credente, far comprendere il messaggio della grotta di Betlemme, che è un messaggio universale, che non riguarda soltanto il mondo cattolico. Il principio dell'uguaglianza, della fraternità è un qualcosa che esorbita i singoli credi religiosi e contemporaneamente stiamo cercando anche di valorizzare, abbiamo cercato
abbiamo fatto questo sforzo di evidenziare, di far vedere quelle tradizioni della nostra provincia ionica, volendo appunto promuovere il territorio. Bene, è tutto per questa puntata di Polifemo, non resta che salutarci e ovviamente augurarvi un felice Natale dal più profondo del cuore e un radioso 2018. Ci vedremo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, viva la Puglia Channel, e canale 879 Sky, viva l'Italia Channel. Saremo sempre con voi, con Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.